Allora, adesso voi eroici che siete arrivati fino a questo punto meritate il concerto finale, se ce la fate. Merita davvero, soprattutto meritate un presentatore vero. E quindi sul palco, Alex Braga, vieni, tocca a te. Un'impresa titanica devi fare, altro che maker. Devi scalare la loro stanchezza, loro voglio andare a pranzo. Hai il microfono? No, usa questo. Non ho il microfono, però stai con me, stai con me. Allora, grazie per essere con noi. Eccolo, grazie per essere con noi. Intanto io, mentre parlo, controllo che tutte le cose siano a posto. Cosa sta per succedere? Possiamo. Allora, sta per succedere una cosa che stiamo portando in giro per il mondo da ormai un po' di tempo, e questo nuovo modo di suonare che si chiama A-Mint, è la nostra Artificial Musical Intelligence che abbiamo sviluppato insieme all'Università di Roma 3, insieme al professor Laudani che è qui sul palco, insieme al professor Riganti che è laggiù. Siamo riusciti a creare la prima intelligenza artificiale al mondo che è in grado di craccare e di decodificare sul palco il codice di improvvisazione di qualsiasi musicista in tempo reale. Quindi questo che cosa ha creato? Ha creato improvvisamente la possibilità per qualsiasi musicista elettronico come me, abituato a performare con basi, mettendo canzoni, schiacciando play come fanno i DJ o con delle griglie, ha dato la possibilità di poter salire sul palco con degli straordinari artisti, maestri dell'improvvisazione, e improvvisare, completamente improvvisare all'impronta, un concerto di musica acustica ed elettronica fatto in tempo reale. Perché... Senti, a proposito di straordinari artisti, parlaci della persona che ti ha accompagnato. Ancora non ve lo volevo introdurre, tra pochissimo. Prima vi spiego velocemente come funziona. Praticamente la nostra intelligenza artificiale prende il segnale che arriva dal pianoforte, che è collegato MIDI con l'intelligenza artificiale, e in 100 note è in grado di decodificare il codice di improvvisazione, e poi fornisce una serie infinita di previsioni sotto forma di partiture MIDI. Quindi mi trasforma in tempo reale in un direttore d'orchestra del futuro, perché io ho in punta di dita un'orchestra a disposizione di infiniti musicisti virtuali che posso arbitrariamente abbinare a quello che suona. Dico arbitrariamente perché venite, prego, entrate, non abbiamo ancora cominciato, stavamo aspettando voi, prego. Loro sono freschissimi. Noi possiamo abbinare infiniti strumenti che seguono in maniera perfetta, improvvisando con delle altre armonie, con delle altre note, quello che suona il musicista. Quindi l'improvvisazione del musicista si abbina all'improvvisazione degli altri strumenti. Assolutamente. Perfetto. Se il musicista si ferma, tutta l'intelligenza artificiale si ferma. Se il musicista cambia, accelera, l'orchestra virtuale accelera. Se il musicista cambia tonalità, l'orchestra cambia tonalità, e quindi questa cosa ha creato un po' uno scompiglio nel mondo della musica elettronica, perché non era mai successo prima, e vorrei fare, anzi vorrei... L'avete già fatta questa cosa? Perché so che oggi avete provato tipo un minuto. Noi lo stiamo portando, siamo in tour mondiale in realtà, abbiamo fatto un sacco di concerti, abbiamo fatto il Centre Pompidou a Parigi poco fa, abbiamo fatto il Wired Next Festival, siamo stati i primi artisti a essere invitati da Google al Google Art Center a Parigi a performare, e vorrei dare un annuncio molto molto importante, perché abbiamo appena chiuso una partnership con Santa Cecilia, che è una delle istituzioni più importanti della musica mondiale, e questo lo dico veramente con grande orgoglio, Santa Cecilia sarà il primo conservatorio al mondo ad insegnare un'intelligenza artificiale come uno strumento didattico, cioè quindi prossimamente, grazie al direttore Roberto Giuliani, che è veramente una persona illuminata e che voglio ringraziare, io, il professor Laudani e il professor Riganti saremo i primi professori di intelligenza artificiale musicale al mondo dentro un conservatorio, dove uno potrà scegliere di studiare il clavicembalo, il violoncello, il pianoforte o l'intelligenza artificiale, la nostra nello specifico, A-Mint. Quindi, quindi è per questo che sul palco nei prossimi concerti vedrete con me dei giovanissimi talenti di Santa Cecilia, dei pianisti straordinari che provengono dal conservatorio, mentre, visto che c'è qui, lo voglio ringraziare perché Massimiliano Colella in Nova Camera sono stati dei grandissimi nostri promotori, e vorrei sottolineare come questo è un progetto italiano, romano, nato a Roma da stakeholder istituzioni romane, con l'Università di Roma 3, il Conservatorio di Santa Cecilia, noi che siamo a Roma, quindi per la prima volta al mondo siamo riusciti a fare una cosa dove siamo arrivati prima degli altri, quindi si può fare anche qui da noi.
E vorrei, grazie, grazie. Bisogna fare sistema e le cose si possono fare. E il mio grande privilegio è di riuscire a incrociare il palco anche con degli artisti internazionali straordinari e vorrei presentarvi un pianista lussemburghese ma che sta girando il mondo ormai da tantissimi anni, spaziando dalla classica all'elettronica, una star assoluta in cartellone in tutti i più importanti festival del mondo e oggi è qui con noi, Francesco Tristano. Tengo. Grazie. Ciao, buon lavoro. Thank you.
Thank you.
prima insieme volevo ringraziare Francesco Tristano per il coraggio che ha ogni volta a salire sul palco con noi con questa cosa, e Giulia Pallotta che ha controllato i visual, che anche questi erano generati dall'intelligenza artificiale. Io volevo ringraziare Alex e Francesco, perché veramente questa è una cosa nata a Roma, c'è anche Francesco Riganti qua, è una cosa stupenda, cioè io l'ho vista la prima volta a maggio all'Università di Roma 3 e sono rimasto impressionato, e penso che ognuno di voi che la veda per la prima volta rimane impressionato. Grazie. Grazie a voi che ci state promuovendo un sacco. E di concerti ce ne saranno uno dietro l'altro da oggi pomeriggio fino a domenica. Quindi venite, si potrà anche provare la cosa. Okay. Ovviamente grazie. Suonerà come la fa suonare il meglio. Grazie mille. Grazie.